Ciao brava gente, oggi vediamo come testare un acciarino al magnesio. Nella fattispecie è questo, viene venduto in coppia, 7 euro, economico, metto il link in descrizione, però io l'ho preso perché per sfizio diciamo, ho letto nei commenti e c'era chi diceva non va, non fa neanche scintille, uno addirittura ha detto il magnesio non va bene, allora mettiamo qualche paletto su come si deve comportare un accendino, un acciarino al magnesio. Innanzitutto, per chi non lo conoscesse molto, praticamente questo è un acciarino che però include anche un'esca in magnesio. Quindi si gratta dei trusoli di magnesio e poi si vanno ad incendiare con la scintilla dell'acciarino. Tutti e due hanno il loro striker, solo un lato va dello striker, quindi come secondo striker useremo la sega, il dorso della sega di un Victorinox. Allora andiamo prima di tutto a farci un po' di trucioli di magnesio con uno e l'altro striker, quindi così. Allora, ovviamente bisogna usarlo in proporzione, cioè questa è una barretta da 8 di magnesio con affogata dentro una barretta da 3 di ferrocerio. Quindi la proporzione è 3 a 8 se volete sfruttare bene fino alla fine. In ogni caso, nel dubbio, è meglio abbondare di magnesio perché comunque se anche finisse prima il magnesio resta l'acciarino. Ecco, allora. Io fumo tabacco, quindi ho delle cartine. In questo caso la confezione di cartine viene comoda per raggruppare i truccioletti di magnesio. E abbiamo questi. Adesso ne facciamo un po' anche con col dorso della sega del Victorinox. Al di là che mastica di più, però va detto anche che questa è una sega che ho già riaffilato, quindi riaffilandola il dorso si fa molto a spigolo. Ho le mani un po' umide perché ho affilato un coltello, quindi devo usare questo per raggruppare i truccioli, se no mi restano attaccati. Ne facciamo ancora un po' anche di qua, perché comunque adesso che andremo a provarli li useremo in due modi. Dunque, se il magnesio è buono, quando è a spessore di un trucciolo, deve incendiare anche con l'accendino. Quindi la prima discriminazione che facciamo è quella di vedere se il magnesio è buono. Ci teniamo qualche truccioletto in modo da non usare tutto il mucchietto che ho fatto. E proviamo, adesso io so già che incendia, solo che dove l'ho incendiato io non era ferro, quindi il ferro assorbe subito il calore, vediamo, è un po' peggiorativo, piuttosto lo sposto se non si incendia. Ecco, vedete che ci prova ad incendiarsi. Considerate che il calore di una fiamma è niente, in confronto
alla scintilla di un acciarino. Proviamo a metterli su un pezzo di legno. Purtroppo il ferro porta via subito il calore. Vedete? Quindi il magnesio è buono. Quindi già quel commento, il magnesio non è buono, non è da tenere in considerazione. Dopodiché bisogna valutare come fa le scintille la parte di ferro cerio. Allora, andiamo con lo striker in dotazione. Purtroppo bisogna riuscire a prendere un po' bene la mira con questo qua, perché... Però direi che come scintille ci siamo. Ne fa un po' di più col Victorinox, ma perché sono un po' più comodo io ad usarlo. Quindi proviamo a vedere se si incendia sul ferro, visto che il calore di questa scintilla è molto di più di quello dell'accendino. Mannaggia, non riesco a beccare la barretta di ferro cerio. Direi che ci siamo. Proviamo anche dall'altro, è giusto per gioco, però ormai la risposta c'è. Vedete? Quindi 7 euro, due acciarini. Non siamo a San Valentino, ma potrebbe essere un bel regalo per l'amorosa. E abbiamo sfatato qualche commento che diceva che questo oggettino qua non funziona. Di tanto. Di ciao alla brava gente. Ciao brava gente.